Oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo ritornati su Clash Royale in un video in cui vi mostro una specie di bug, una nuova aggiunta che hanno aggiunto appunto su Clash Royale. È una specie di trucco, ma non è troppo un trucco, per ottenere gemme gratis quando si acquistano gemme normalmente. Adesso vi faccio subito vedere. Ok ragazzi, adesso siete nella mia schermata, cioè siamo nella mia schermata, ho un baule magico e due bauli gratis, però non apro nessuno dei due perché devo provare una cosa. Comunque, come vi stavo dicendo, per attivare questa specie di bug dovrete andare nelle impostazioni e cliccare la lingua sotto l'inglese, quindi esattamente questa qui che non so bene che lingua sia. Io l'avevo messa per provare una cosa, alla fine non ero riuscita, ho ottenuto questa e sto salendo ragazzi, sto salendo. Quindi dopo aver messo la lingua e riavviato il gioco perché si riavvia automaticamente, dovrete andare nelle notizie di Clash Royale, perché quelle della Cina, insomma di queste lingue orientali, sono sempre aggiornate. Infatti se voi cliccate sotto questo pulsantino blu, avrete questa notizia riguardo una carta Google Play con dei goblin e delle gemme. Voi ci cliccate e vi porterà tramite Google Chrome nel mio caso, in questa pagina di Clash Royale che io tradurrò in italiano. E andando giù ragazzi, qui vi spiego un attimo. Promozione dei monili accusati insieme a Google Play. Comunque, cioè non è proprio tradotto benissimo. Comunque, da quello che ho capito ragazzi, è una specie di regalo che Clash Royale, la Supercell, insomma, fa a chiunque acquisti delle gemme. In pratica cosa dovete fare? Dovrete acquistare delle gemme. Adesso qui mostra una carta Google Play perché è quella con cui si hanno i crediti, però credo che funzioni anche per chi utilizza PayPal acquistando comunque una carta di credito. Comunque, cosa bisogna fare? Bisogna prima acquistare queste gemme e dopodiché bisogna andare su Google Play Store, andare nel menu account, nella lista delle ricompense, e ci sarà una ricompensa da prendere di Clash Royale. Per prendere questa offerta appunto bisogna acquistare un tot di gemme. Se acquistate meno di 30.000 gemme, da quello che ho capito io, da quello che c'è scritto qui, se acquistate meno di 30.000 gemme avrete 200 gioielli, se ne acquistate più di 30.000 e meno di 50.000 ne avrete 500, invece se comprate 50.000 gemme avrete 1500 gioielli. Ok ragazzi, ho detto una cavolata, non sono da comprare 50.000 gemme, ma sono da spendere esattamente 41 euro. Perché? Perché 50.000 sarebbero won, ovvero la moneta della Corea del Sud, perché credo che questa lingua sia il coreano a questo punto. E appunto adesso si è spento il telefono. Per ricevere 1500 gemme, che sono assai, dovrete spendere 41 euro appunto su Clash Royale. Invece 30.000 won sarebbero 24,69 euro, quindi 25 euro praticamente. In questo modo ragazzi potremo ottenere questo bonus che ci darà Clash Royale quando acquisteremo appunto le gemme. Adesso non so bene come funziona ragazzi, adesso provo ad acquistare un euro, cioè un shop un euro, vedo se mi arrivano 200 gemme, che sarebbero abbastanza secondo me per aver shoppato un euro. Adesso provo subito ragazzi. Ok ragazzi, eccoci su Clash Royale. Allora andiamo nello shop, andiamo per acquistare 80 gemme, quindi un euro di gemme. Faccio acquista. Ok ragazzi, l'acquisto è avvenuto, le 80 gemme sono state addebitate sul mio account e adesso andiamo a vedere se c'è quella cosa oppure no. Ed eccoci nel Play Store.
andiamo subito a vedere su account, premi, e non mi trovo nessun premio, ragazzi. Quindi questa cosa, ragazzi, non è del tutto vera a questo punto. Non so se ci vuole un attimo per ricevere il premio, però comunque il premio dovrebbe funzionare anche solamente con un euro, perché qui, aspetta che devo ritradurre, qui ragazzi dice che anche con meno di 30.000 won, quindi come abbiamo detto prima 24 euro, otteniamo 200 gemme. Un euro è meno di 30.000 won, quindi 24 euro, e quindi dovrei ottenerli. Però forse o funziona solamente in Corea come c'è scritto qui, però io, avendo messo la lingua coreana, i server comunque sono o coreani, se no non avrei le notizie coreane. Oppure si può utilizzare questo metodo solo con le carte di Google Play, cioè mettendo la carta. Oppure devo solamente aspettare, prima o poi arriva la notifica che c'è la ricompensa da prendere, anche se non credo, perché a questo punto ho perso le speranze. Cioè io avevo in mente di ottenere 200 gemme così, però mi sa che non succederà. Quindi ragazzi, abbiamo capito che questo trucchetto funziona, credo, a questo punto, solamente utilizzando una carta Google Play, che credo sia minimo di una carta Google Play 10 euro o 5, di sicuro non un euro come ho fatto io. In più qui dice anche che negozio souvenir GS25, che non so minimamente che cosa sia. Ragazzi, questa offerta, questo evento termina il 30 aprile, quindi se volete provare anche voi, provateci, comprate la carta Google Play, se tanto avreste comunque comprato le gemme, provateci, andate a vedere come vi ho mostrato, andate su account, su ricompense, guardate se c'è la ricompensa. A qualche youtuber è uscito il messaggio, infatti molti altri youtuber hanno fatto un video, è un bug, non è un bug, come è successo. Basta solamente mettere la lingua coreana, a questo punto credo sia la lingua, e andare nelle notizie, e qui ci sarà tutta la guida su come ottenere le gemme bonus, come scrive qui. Per questa mini guida, ragazzi, vi chiedo di mettere un bel like, anche se non è riuscita, magari voi potrebbe riuscire. Se volete, se avevate già in mente di acquistare 10 euro in Google Play, cioè in gemme, acquistateli con la carta Google Play, magari potrebbe riuscire a voi questa cosa. Forse succede solo in Corea, forse dovete cambiare la data del GPS in coreano, non so ragazzi, io ho provato così, non mi è andata, forse devo solamente aspettare, ma non credo. Ragazzi, il video termina qui, vi consiglio personalmente di condividere il video con i vostri amici per fargli provare questo bug, anche se non è un bug, non so come chiamarlo, ragazzi, questo evento, diciamo, per ottenere gemme bonus gratuitamente, diciamo in parte, perché comunque dovrete spendere dei soldi per ottenere gemme. Però se voi calcolate che spendendo 10 euro di gemme ne avrete 1200, in questo evento ne avrete 1400, 200 in più. Non sono comunque poche gemme, perché valgono due partite nella sfida grandiosa, quindi sono, se non sbaglio, 44.000 di oro, ragazzi, cioè 44.000 di oro, nessuno ci sputa addosso, credo, e magari potreste anche trovare una leggendaria nel baule della sfida, sempre se la vincete, sempre se la vincete, poi io non so se voi siete bravi o no. Invece se spendete 25 euro sempre in gemme, otterrete, invece di 25 euro sarebbero una cosa da 20 più una da 5, quindi invece di 3.000, 3.500 gemme, quindi invece di 200 ne otterrete 500, quindi se ne spendete appunto 50 euro prendendo quella da 6.500 di offerta, oppure ne spendete 20 e 25, adesso non so bene ragazzi come volete spendere i vostri soldi, comunque otterrete 1.250 gemme, quindi prendendo quella da 50 euro sono 6.500 più 1.500 sono 8.000 gemme invece di 6.500. A questo punto, ragazzi, io vi consiglierei, se volete shoppare 100 euro, ne shoppate 2 da 50, sempre se funziona questo trucco tramite le carte di Google Play, appunto
prendete 2 da 50 perché si possono si può utilizzare il bonus di questo evento fino a 2 volte per giocatore. Quindi prendete 2 da 50 e otterrete 3000 gemme in più, che sarebbero 6500 più 6500 fa 13000. Sì. Più 3000 fanno 16000 invece di 14000, quindi secondo me ci sta. Questo video ragazzi può concludersi qui, come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, un commento qui sotto scrivendomi se a voi ha funzionato, se avete comprato la carta di Google Play, qualunque cosa voi abbiate fatto. Condividete il video con i vostri amici per fargli arrivare questa offerta, bonus, evento, non so come chiamarla. Passate dal social qui sotto in descrizione, in cui tengo aggiornati sulle cose che succedono e dove metto i video quando escono, metto la notifica, quindi vi arriverebbe la notifica oltre a quella di YouTube, che YouTube non funziona sempre, quindi attivate anche la campanellina. Viderix è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. E Rix out!